Segnale che questa volta sembrerebbe valido, c'è l'errore per UFO di Azzurra, l'errore per il numero 1 Titano M, davanti ci va Ronaward SM con all'esterno Astecca Dimar. Il gruppo è quindi in fila indiana con proprio Ronaward a comandare quando si completa i primi 400 metri di corsa. In seconda posizione c'è Uragano Stecca, quindi adesso per linee esterne tenta di progredire con il numero 4 Ubiboco, che però deve adeguarsi dietro a Stecca Dimar, che invece si è messo di fianco al battistrada 600 che vanno via. E non siamo riusciti a schiacciare, ma insomma i cavalli stanno andando anche al primo quarto, anche a andatura abbastanza sostenuta. Ora si sta moderando un po'. Nel frattempo, Umberto Ax, che rifà la penalità in terza corsia e va a ridosso dei primi, cerca di anticiparlo. Ubiboco SM, e così la natura viene ravviata perché Umberto Ax va a lungo a questo punto. E dopo i primi 1000 metri cerca di sfondare, cosa che riesce. Umberto Ax, quindi leader. A questo punto, nei confronti sempre di Ronoward SM, all'esterno ancora con il numero 4 Ubiboco SM, rimasto a galleggiare in terza corsia, Tornado del Vento, mentre gli altri sono più indietro. C'è Astecca Dimar che perde qualche posizione. Alla corda rimane con il numero 2 Ronoward, seguito da Uragano Stecca. Ora si fa vedere Tornado del Vento, che è pedinato da Valente FB. E così nelle retrovie intanto c'è Zlatan, che ha perso molti metri nella fase iniziale. Si arriva adesso al passaggio agli altri 600 metri in 45, con sempre al comando Umberto Ax, che continua a condurre. È stato anche scuffiato da Romolo Sani con 800 intermedi in un minuto. Adesso ci prova Valente FB ad andare a sollecitare l'avversario quando siamo di fronte praticamente e siamo agli ultimi 600 di gara, un chilometro che è andato in 1:14:01. Da parte di Umberto Ax, che ora sempre all'esterno, Valente FB, poi si fa vedere Tornado del Vento, poi c'è anche in terza pariglia il numero 8 di Captain Morgan, all'interno Ubiboco SM, a largo Ticket to Ride. Si va adesso in addirittura arrivo con Valente FB, che è passato nei confronti di Umberto Ax, cerca di staccare Valente FB, Umberto che insegue, poi Tornado del Vento, Valente FB che stacca, ne guadagna 3-4 di margine, finisce forte anche Amur del Ronco, Valente FB che ha risolto la partita, viene a concludere nei confronti di Amur del Ronco, poi ancora Tornado del Vento, quindi Umberto Ax, e poi vedremo anche per il quinto. C'è un miglio finale in 2 minuti per Valente FB ed Enrico Bellei, che hanno attaccato violentemente agli ultimi 600 metri, venendo così a concludere nelle mani di Enrico Bellei il training di Gennaro Casillo, i colori della signora Jacqueline Isabelle Lettmüller per Valente FB, che vedete vince con ampio margine, lasciando in seconda posizione il numero 9 di Amur del Ronco, in terza ancora il numero 11 di Tornado del Vento, in quarta il 14 di Umberto Axe, mentre per il quinto posto dovrebbe essere probabilmente il numero 9 e il numero 8 di Captain Morgan, ma attendiamo il responso del giudice arrivo. L'immagine è coperta, il cavallo è coperto, dovrebbe essere lui. Il 4 di Ubiboco SM è invece al sesto posto. 13, 9, 11, 13, 9, 11, 14 e probabilmente 13, 9, 11, 14, 8 l'ordine di arrivo di questa tris quarta e quinta con la vittoria di Valente FB ed Enrico Bellei, che chiudono il pomeriggio di corse dalle capannelle.
Podere Capannelle si congeda, quindi vi augura una buona serata, vi dà l'appuntamento alla prossima giornata di corsa. Per il trotto sarà quella di domenica con il Derby Day, per il galoppo appuntamento a martedì 12. Buona serata a tutti.